Cominciamo questa ricostruzione dal piano particolarizzato del 2009. Questo piano particolarizzato del 2009 è il famoso piano Botta, quindi la variante di Via Mucini. La parte di, diciamo, Piazza Martiri rientra nel perimetro di quella famosa variante, anche se esteticamente l'aspetto, come potete vedere, non è certo quello dei Palazzi Botta, anzi è rimasto così, la matita di Piarulli qui è ancora rimasta. Ecco, la previsione era questa: un edificio sulla piazza, diciamo, fatto a ferro di cavallo a C, con il volume marroncino che è il vecchio Laurina ristrutturato, leggermente rialzato, e due volumi che andavano a costituire, diciamo, una galleria d'accesso e un collegamento tra la piazza Martiri e poi la piazza San Giorgio. La sezione in alto si vede bene, questa è una scala, era il collegamento, diciamo, tra la piazza Martiri bassa e la piazza San Giorgio, che rimane un po' più alta, e quindi c'era questa idea, no, di fusione tra le due piazze, insomma un tema urbanistico interessante. E sotto, nella sezione, potete vedere tre piani interrati, quindi si parla di uno scavo di almeno 7-8 metri sotto l'intera superficie della piazza Martiri, come potete vedere. Di queste superfici a parcheggio, 1700 erano parcheggi pubblici, quindi era un'opera pubblica prevista sotto piazza Martiri, e 7000 e passa di parcheggi pertinenziali, e poi c'era una palma per alberde del progetto. Questa immagine vi rende chiaro, è una tavola, diciamo così, che vi fa capire con i colori. Questa è tutta l'area di Via Mucini. Via Mucini è questa. Lassù c'è Piazza Martiri, questa è Via Ronzano, questa è Via 8 Marzo. E quelle in celeste sono le opere pubbliche, quindi i parcheggi pubblici della variante di Via Mucini. E in Piazza Martiri ci sono quei 1700 metri quadri di parcheggi pubblici. Arriviamo al 2014. Noi scriviamo che il progetto del 2014, presentato in pompa magna dal sindaco con l'architetto Piarulli, esposto nell'atrio comunale, quindi pubblicissimo, tutti potevano vedere prospetti, sezioni dell'edificio, quindi del suo rapporto con la piazza, a nostro avviso è una variante al piano particolareggiato, che però non è passata in consiglio comunale. Perché? Perché, come vi ho detto prima, nella piazza Martiri, sotto la piazza Martiri, c'erano 1700 metri quadri di parcheggi pubblici, quindi un'opera pubblica. Il palazzo, ora quello che vedete sullo sfondo bianco, dietro questa sezione colorata che è il progetto originale del Piarulli del 2014, ci sono le sagome degli edifici, dei portici, diciamo, da Biagi, lato Biagi. Quindi potete vedere che questo edificio aveva un piano terra commerciale e quattro piani sopra, con una copertura falda, quindi non un tetto piano ma le falde, esattamente come il vecchio Laurina, che ha la copertura falda. Abbiamo contestato questo progetto all'epoca, avremmo voluto che quell'opera pubblica, che è un'opera che il privato avrebbe realizzato a scomputo, esattamente come adesso tra l'altro, quindi anziché pagare oneri realizza opere, noi volevamo, diciamo, una maggior partecipazione per quanto alla scelta della sistemazione della piazza, e quindi avevamo praticamente realizzato dei progetti di piazza alternativi, lasciando, come potete vedere, invariata la sagoma dell'edificio. Ora questo è il progetto di un gruppo di architetti, lo studio SNAP, e come potete vedere la piazza è una piazza, diciamo, che sembra quasi una radura, no? Ecco, questa parte qui, pavimentata, è più alta rispetto alla via Gori e alla via Mucini. Qui sotto c'è il parcheggio interrato, e l'ingresso a questo parcheggio interrato avviene di fronte alla banca, così che sui lati che degradano dalla piazza verso le strade si possa piantumare degli alberi ad alto fusto, e quindi si poteva creare questo effetto di schermatura per la piazza e le attività della piazza e
Portici, di Via Nuova, eccetera, rispetto alla Via Mucini o a Viale della Pace. Anche perché Piazza Martiri è uno dei luoghi più inquinati di Sarzana. Questo invece è il progetto che abbiamo realizzato, io insieme all'architetto Guglia Ferrari. L'idea, come potete vedere, è simile, perché siamo partiti dalla volontà di realizzare il più verde possibile in questa piazza, caratterizzarla rispetto alle altre piazze di Sarzana in questo modo. Questo era un sogno così fatto? Sì, è un sogno che abbiamo presentato, diciamo, di lì a poco, ci hanno detto si è andato in ritardo comunque. In realtà quel progetto presentato nel 2014 non è mai partito. Nel frattempo, nel 2015, la Giunta regionale ha fatto una piccola modifica al piano casa. Che cos'è il piano casa? È una legge, diciamo, che ha lo scopo, una legge regionale, emanazione di una legge nazionale, che ha lo scopo di incentivare l'attività edilizia. Nel 2016 questo progetto viene rivisto applicando questo piano casa, che permette la demolizione e la ricostruzione con ampliamento, 35% rispetto ai volumi esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. Quindi cosa hanno realizzato? Una piazza su un unico piano. Quindi questa piazza cosa presenta? Un'unica pavimentazione, diciamo un unico piano, un'unica quota, i parcheggi pubblici che vengono smantellati dalla piazza, ovviamente vengono recuperati in numero inferiore sul lato verso la banca, sono una ventina, e l'edificio, come potete vedere, ha un volume unico. E questa cosa è consentita, il piano casa infatti può non tener conto di quello che dice il piano regolatore, tu lo applichi in alternativa, quindi scelta liberissima, però il volume deve rimanere all'interno del sedime della proprietà privata di chi realizza l'edificio, ovviamente, e il sedime più o meno era quello dei palazzi che sono stati demoliti. Il palazzo è di 5 piani, quindi c'è un piano in più, c'è un piano attico, c'è questa parte vetrata che è praticamente questo elemento qua, che è solo un collegamento, io dico fittizio, effettivamente ci ha messo una porta, vabbè, però il volume che vedete è alto, di 5 piani, è residenziale, il volume, cioè del vecchio e la vina, è ricettivo. Quindi sono proprio due cose diverse, questo è un condominio e quello è un albergo. In questo progetto c'è il parcheggio interrato, esattamente come quello del 2014, un parcheggio pertinenziale. Questa sovrapposizione l'abbiamo fatta noi. Il palazzo cresce di un piano, per farvi vedere le sagome. Quello tratteggiato è il progetto 2014, col tetto a falda, no? Quello del 2016 invece in arancione, potete vedere, c'è una parte che viene fuori. È un aggetto, si chiama aggetto, in realtà uno spancio, perché dalle sovrapposizioni che abbiamo fatto l'edificio, diciamo, verso la via Cori era un po' arretrato, ma verso la via Mucini era proprio sul confine che aveva. Sì, stava. Sì, io dico proprio lunghezza verso via Cori. Verso via Cori era leggermente arretrato, sì, sì, sì. Ora invece arriva a confine, prego. Quel disegno lì è sbagliato. Dove c'è la galleria che porta alla Maria Giorgi, quella lì fa parte del palazzo di fianco. Ha ragione, queste sono le tavole di Carlini, però. Esatto. Questo dovrebbe arrivare qua. Quindi dicevo, qui si vede l'aggetto sulla piazza pubblica, dall'altro, e il piano in più. Ogni progetto nuovo, ogni nuovo edificio o costruzione si porta dietro la necessità di standard urbanistici, cioè di parcheggi pubblici. Questo intervento richiede 987 metri quadri di parcheggi a destinazione pubblica. La carta dicono che nelle convenzioni lo faranno. Io vi 8 marzo. Nella convenzione c'è scritto che il privato cederà l'area in destinazione, a destinazione d'uso parcheggio in via 8 marzo, sono 930 metri quadri di terreno, a sistemazione parcheggio.
però non rinuncia, è sempre scritto nella convenzione che ha stipulato, nel contratto che ha stipulato col comune, che non rinuncia alla destinazione urbanistica prevista dal piano regolatore, cioè il palazzo a destinazione ricettiva, cioè albergo, che vedete. Questa sovrapposizione vedeva il vecchio. Questo in giallo è il vecchio edificio demolito, questo in verde è il Laurina, quindi il Laurina l'hanno ristrutturato, questo giallo l'hanno demolito e l'hanno sostituito con questo rosso, cioè lo sostituiranno nel permesso di costruire con questo rosso. Come vedete ci sono due piani in più, compreso il piano d'attico, e questo è l'interrato che vale il suolo pubblico. Avrebbero dovuto, diciamo così, in teoria, realizzare i parcheggi pertinenziali ad uso di questo nuovo volume rosso all'interno del sedime di proprietà privata. In realtà non era sufficiente quello spazio, perché un parcheggio interrato ha bisogno di una rampa, ci vuole la pendenza, insomma, un'opera notevole, quindi ovviamente vi serve la piazza pubblica, hanno bisogno di utilizzare il sottosuolo della piazza pubblica. E dice, vabbè, quello però è scritto in convenzione, questo però l'aggetto non è scritto in convenzione. Ma no, se lo fai il discorso volumetrico, qui c'è anche un discorso estetico, perché prima era fare la Laurina, il discorso estetico è che adesso non fare la Laurina, cioè diventa un pugno in un occhio con la piazza lì. Provate un po' a venire da Via Gramsci verso piazza San Giorgio. Come lo vedete la Laurina? Col mostro di dietro? Sì. Bello spettacolo, no? Complimenti. Diciamo così poi. La sovrintendenza ha visto le costruzioni di quella scienza? Sono moderne, detto. Si è detto che sono moderne. Però la firma dell'archeologo che dice che sono dell'inizio del Novecento, quelle fondamenta vale su tutto il resto. Questo archeologo che rispondeva a Genova, alla sovrintendenza, alla sovrintendenza di Genova. Vede che è il solito di quello del parcheggio di Santa Maria. Come minimo ha fatto 100 anni, perché il terreno alluvionale che è stato, che si è stratificato sopra, non è che sarà affondato l'uomo con il cagnone, sta affondato il fiume, calcando la roba. Teoricamente dovrebbe essere vicino al 1300. Tutti i palazzi di fianco a quello dove abito io hanno i fondi allagati. Dove c'è Cupini? Sono dove sempre tutti allagati. Perché sono scesi da tre? Perché i tre piani interrati previsti nel piano particolareggiato sono spariti? Per questo motivo. In alto potete vedere le dimensioni del progetto in termini di metri quadri. Se il piano del 2009 permetteva al privato di costruire 1100 metri quadri di superficie residenziale, col piano casa lui può realizzare queste superfici, 1578 metri quadri, un piano in più praticamente. Dovrebbero essere all'incirca una ventina di appartamenti. Entriamo nel dettaglio della piazza. Dalle relazioni tecniche, quelle sì allegate alla, diciamo, alla convenzione, quindi la documentazione che abbiamo visionato, la piazza è pubblica, quindi il suo progetto, comprese le relazioni, non potevano esserci negati. Come verrà realizzata la piazza, la superficie? In pietra favica, esattamente quella di via Lasinelli. Sono sicura che è la stessa, sarà la stessa sicuramente, e farà la stessa fine probabilmente. E poi c'è una bellissima panchina. Anche perché via Lasinelli l'ha realizzata l'impresa Miranda a scomputo degli obblighi di urbanizzazione della vetraia. Andiamo avanti, no, tanto per avere un quadro completo, no, di come gira. Giusto così, tanto per. Ci sono una decina di panchine e queste panchine costano 790 euro l'una. Sono panchine di 2 metri di lunghezza, no, alte 50 centimetri e profonde 50. E sono, non sono d'oro, sono in cemento. Comunque su Amazon le ho trovate a 350 euro.
quindi volendo, Black Friday. Lo dico, assessore, volendo, si può tirare giù il prezzo delle bandiere.